Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti questa sera. Questa serata è stata pensata per raccontare il lavoro svolto fino ad oggi dal deputato del Movimento 5 Stelle, onorevole Cristian Romaniello, sulla costruzione della sua proposta di legge sulla prevenzione dal suicidio. Una specie di pit stop prima di intraprendere l'iter parlamentare di trasformazione del PDL in legge. Questo incontro tra cittadini, attori principali che lavorano quotidianamente sul tema del suicidio, in campi come la ricerca, l'istruzione, la cura. Ecco perché questa sera sono presenti anche due esperti relatori, la dottoressa Maria Chiara Mangiarotti e il dottor Matteo Lancini, e sono stati invitati come uditori molti responsabili delle istituzioni e degli enti che si occupano della salute delle persone. Aggiungo che spesso il lavoro del parlamentare è offuscato da un giudizio superficiale. E questa serata vuole anche dimostrare che se vengono eletti a rappresentare i cittadini, politici che hanno specifiche competenze, queste competenze possono essere fondamentali all'elaborazione di leggi, documenti, testi, utili a tutti i cittadini, siano essi semplici elettori o professionisti. La serata tratterà un tema per il quale la sensibilità umana è messa al centro del confronto, un tema che non può lasciare indifferenti nessuno, che ci vede tutti coinvolti, come genitori, come amici, come insegnanti e professionisti, un tema per il quale ci vuole il massimo rispetto. Io sono Antonio Marfi, dal novembre 2018 svolgo il compito di collaboratore parlamentare del deputato Romaniello, che per il rapporto di amicizia che mi lega a lui e che si è rafforzato in questo anno di lavoro, desidererei chiamare Cristian. Proprio su questo ruolo di collaboratore parlamentare voglio sinteticamente raccontare come alcune volte le affinità elettive si manifestino. Una volta iniziato il percorso di collaborazione con Cristian e lavorando su alcuni emendamenti al bilancio dello Stato, mentre ci confrontavamo sul reddito di cittadinanza come sostegno alle persone che perdono il lavoro o che sono senza lavoro, abbiamo pensato entrambi ad un emendamento specifico al fine di aiutare psicologicamente le persone e le famiglie danneggiate dalla crisi economica e per i quali è diagnosticata una, tra virgolette, presunzione di suicidio. La richiesta che avevamo pensato prevedeva un fondo specifico di intorno ai 4 milioni, e che sarebbe stato elargito per l'assunzione di laureati in psicologia e psicologi iscritti all'ordine di appartenenza all'interno di dipartimenti di psicologia delle università italiane, che offrono un servizio di sostegno psicologico all'interno degli ospedali e delle aziende sanitarie locali e negli ambulatori di psicologia, nei servizi sociali degli enti pubblici e nei consultori psicologici delle cliniche pubbliche. Avevamo pensato a questo emendamento proprio per essere vicini alle persone in difficoltà. L'emendamento non ha avuto il risultato sperato, ma Cristian, non perdendosi d'animo, ha continuato a lavorare su questo progetto ed è nato qualcosa di più grande e più importante di un semplice emendamento. E posso dire che sono orgoglioso di cedere la parola a lui per una breve presentazione e per motivare l'iter svolto fino ad oggi. Grazie di cuore a tutti voi che siete intervenuti questa sera. Non so se ho meritato le belle parole di Antonio, però volevo raccontarvi brevissimamente, poi passerò la parola a relatori molto esperti in materia, che sono la dottoressa Mangiarotti e il dottor Lancini, che questa sera sono molto felice abbiano accettato la mia richiesta di intervenire, perché è un tema che conoscono molto bene, un tema molto delicato, e nessuno più di esperti del settore può anche arrivare a far percepire a chi forse non sta dall'altra parte, dalla parte del clinico, che cosa voglia dire prendere in carico una persona che arriva a pensare di togliersi la vita. Questa serata è stata pensata per molte cose, forse non per mostrare un po' qual è il lavoro del deputato, però in realtà è proprio perché una proposta di legge nasce da un'idea, da molto studio e da tanto confronto. Il confronto, per quanto mi riguarda, è già iniziato con gli esperti del settore, e questa sera ci sono due esempi che mi affiancheranno, ma anche con uno strumento di democrazia diretta, che è il nostro Movimento 5 Stelle, che è la piattaforma Rousseau, dove sono riuscito ad avere dei suggerimenti interessanti, ma non solo. Questa sera, per esempio, tra voi c'è un amico, si chiama Roberto, è da quella parte della sala, mi ha dato un suggerimento solo pochi giorni fa.
Quindi a me questi momenti di confronto servono per sapere cosa può arrivare da così, dall'intelligenza collettiva, da tutto quello che ognuno di noi può pensare e che può andare a migliorare anche una proposta di legge, una cosa rivoluzionaria come non si è mai fatta. Io ho iniziato a pensare a questa proposta di legge con un nome, prevenzione del suicidio, era molto diretto, io sono una calcolatrice di fatto, quindi cosa mi è venuto in mente? Dobbiamo prevenire il suicidio, come mai la chiamo? Prevenzione del suicidio. Roberto invece è andato oltre, Roberto mi ha detto, citando anche dei grandi pensatori della storia, mi ha detto Christian, tra i quali Maria Teresa di Calcutta, mi ha detto Christian, perché lo chiami prevenzione del suicidio? Chiamala proposta per qualcosa. Quindi poi mi è venuta anche l'idea di condividere in qualche modo con tutti voi, ma con tutti coloro che vorranno far parte anche della scelta del nome di una norma, mi è venuto in mente qualcosa, per esempio Restiamo Insieme. Può essere qualcos'altro, cambia completamente l'idea che abbiamo di una proposta di legge. Non voglio fare qualcosa per aiutarti a fare qualcosa di sbagliato, voglio dirti che c'è tanto ancora davanti a te. Questa sera, la serata sarà composta quindi da tre interventi, oltre alla fantastica moderazione di Antonio Marfi, e io sarò il terzo a parlare. Alla fine dei nostri tre interventi avremo modo di vederci al rinfresco che abbiamo organizzato in una sala proprio nel corridoio a fianco a questo teatro, perché so di per certo una cosa di cui mi sono reso conto nell'anno e mezzo in cui ho lavorato questa proposta, e cioè non è facile parlare pubblicamente di un tema molto delicato, non è molto semplice parlare di sofferenza. Quindi ho pensato che invece di fare domande aperte al pubblico possiamo vederci, possiamo stringerci la mano e stare molto più vicini in un luogo più conviviale come può essere quello di un rinfresco. Vedo moltissimi volti amici, vedo moltissimi volti che non conosco, e quindi vi ringrazio per essere qui. So che tante persone non sono potute intervenire dalla Lomellina perché c'è molta nebbia, non importa, questo video sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno vederlo. Adesso lascio la parola ancora ad Antonio per la prossima presentazione e ovviamente ci sentiamo tra poco. Iniziamo subito col primo relatore, la dottoressa Chiara Mangiarotti, psicologa e psicoterapeuta, esperta in psicoterapia cognitivo e neuropsicologica, e ci presenterà un caso specifico. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare Christian per avermi invitato qui questa sera a parlare di una tematica a me molto cara e molto delicata. Sono felice di essere qui, sia per l'affetto e la stima che mi legano a Christian ormai da anni, ma perché questa sera si parla di sofferenza umana, e per il lavoro che io svolgo mi trovo quotidianamente a contatto con la sofferenza. Sono una psicoterapeuta e ogni giorno appunto sento racconti di storie di sofferenza, e questa sera quello che viene presentato proprio è il tentativo di occuparsi in maniera seria di una delle manifestazioni più grandi della sofferenza umana, che è appunto il suicidio. Questa sera vorrei raccontarvi una storia normale, una storia come tante, la storia di Sara. Ovviamente per questione di privacy la maggior parte degli elementi sono stati modificati per tutelare appunto l'identità di Sara. Tuttavia a questa storia confluiscono elementi di verità che possono aiutarci a comprendere come ad un certo punto in un'esistenza normale, in un'esistenza come tante, si possa insinuare il pensiero di diventare autori della nostra stessa morte. Sara è una donna di circa 40 anni, è una professionista affermata, è una donna bella, affascinante, capace, brillante, intelligente. È una donna vincente, una donna viva. Una donna la cui vita si è mossa tra le amicizie sincere, i grandi interessi, le passioni e il lavoro. Lavoro che ha occupato l'esistenza di Sara in maniera totalizzante negli ultimi anni. Lavoro che l'ha pagata tantissimo, ma forse ad un caro prezzo, perché Sara ad un certo punto si è dovuta dimenticare della propria vita personale. In una vita così saturata dal lavoro come quella di Sara, forse non c'è spazio per l'amore.
E Sara è una professionista affermata, stimata, ma anche temuta da colleghi e collaboratori. È definita una donna dura, una donna forte, una donna capace, tutta ad un pezzo. Una donna che ha messo però nel corso degli anni tra sé e gli altri una barriera. Esiste in ognuno di noi uno spazio intimo in cui teniamo nascosti i nostri sentimenti più profondi, le nostre sofferenze, ma anche le nostre più grandi fragilità e sensibilità. In Sara questa parte è diventata essere una fortezza inespugnabile. È impossibile accedere a quell'area così riservata e intima. Sara ad un certo punto però incontra un uomo normale, un uomo un po' più grande di lei, un uomo però dai modi gentili, dolce, accudente, un uomo capace di parlare d'amore e anche molto bravo nel creare atmosfere magiche nelle quali perdersi. Così, gradualmente, un passo alla volta, Sara decide di lasciare cadere tutte le sue barriere. I due iniziano una relazione. Giacomo è un uomo sposato. Inizia una storia d'amore importante per Sara. Per la prima volta pensa di potersi finalmente fidare ed affidare. E così inizia ad immaginare un futuro con Giacomo. Inizia a proiettarsi in una dimensione futura con lui, mettendo la sua stessa vita in secondo piano. Lo stesso lavoro che aveva rappresentato per lei la fonte di gratificazione più importante viene messo in secondo piano e Sara inizia a pensare addirittura di poter avere un figlio, progetto che per Sara non era mai stato possibile perché era sempre stato vissuto come una limitazione delle sue possibilità, una limitazione della sua carriera professionale. Pensiero che a un certo punto diventa concreto. Nei mesi successivi Sara scoprirà appunto di essere incinta. Ma Giacomo non verrà mai a conoscenza di questa notizia, perché questa storia d'amore meravigliosa viene interrotta quando ad un certo punto la moglie di Giacomo scopre del tradimento. E così Giacomo in brevissimo tempo sparisce con un messaggio, con poche parole, ed esce come era entrato nella vita di Sara rapidamente. Sono momenti difficili per Sara e Sara si trova di fronte ad un uomo totalmente trasformato, forse finalmente svelato. Sara non si perdonerà, non riesce a farsene una ragione. Lei, la donna forte, sicura, capace, che si era concessa di lasciare andare tutte le proprie difese, non riuscirà a perdonarsi di essersi riuscita ad abbandonare a questo amore e aver messo in discussione l'intera sua esistenza. Sara entra in un'atmosfera depressiva, inizia a pensare ai suoi errori, ai suoi fallimenti, e inizia a pensare appunto alla sua vita come un qualcosa di difficile da affrontare. Sono i giorni quelli del dolore, della disperazione, proprio nei termini di un'assenza di speranza per il futuro. In quei giorni Sara scopre anche di aver perso il suo bambino. Sara ha un aborto spontaneo. L'atmosfera per Sara diventa sempre più pesante, davanti a lei sembra prospettarsi il buio più nero, come se per lei non ci fosse nessuna possibilità di poter tornare ad essere felice, di poter tornare a vivere, ma anche semplicemente di poter tornare a respirare normalmente. Sara passa le sue giornate a casa, chiuse in casa. Gli amici non riescono a trascinarla fuori e Sara smette anche di andare a lavorare. Lavoro che per lei era stato il fulcro dell'intera sua esistenza. Questo genera problemi perché Sara viene richiamata e la sua stessa posizione lavorativa viene messa fortemente in discussione. Ecco, io vorrei che tutti insieme provassimo un po' ad immaginare qual è l'atmosfera emotiva nella quale si ritrova Sara. All'orizzonte per Sara sembra non prospettarsi più nulla. Sara ha perso quello che pensava essere l'uomo della sua vita, ha perso la possibilità, pensa, di diventare madre. E lo stesso contesto lavorativo, luogo nel quale Sara si era sempre pienamente riconosciuta, è messo fortemente in discussione. Così, un giorno accade un qualcosa che Sara mai avrebbe pensato di poter vivere nella sua esistenza.
Sara si sta recando al lavoro, obbligata dal capo a fare un intervento in un convegno importante, pena la sua stessa posizione lavorativa. Sono giorni in cui Sara non dorme, se non solo poche ore per notte, si nutre poco, sono i giorni, come vi ho detto, della disperazione, del dolore, della sofferenza. È in auto e in questa atmosfera emotiva, dove pensieri ed emozioni si rincorrono in maniera confusa. Giacomo, vita, speranza, meraviglia, maternità, possibilità, futuro. E all'improvviso, dopo il distacco, strappo, lacerazione, dolore, sofferenza, fine, morte. Sara, per la prima volta, pensa alla morte e pensa che quella possa essere per lei l'unica soluzione per poter mettere fine ad un dolore che per Sara è diventato lacerante, insopportabile. Lei, la donna forte, capace, che pensava di riuscire a far fronte ad ogni situazione, sente di non avere più le risorse per sopportare ancora oltre quella sofferenza. E così è in auto, alla radio danno una canzone, quella canzone. Nell'altro senso di marcia Sara vede provenire una macchina ad alta velocità e così in quell'atmosfera emotiva, lacerante, dove all'orizzonte non sembra esserci più nulla per lei, nessuna possibilità esistenziale, nessuna possibilità di vita, nessuna possibilità di essere nuovamente felice, questo è quello che crede Sara, preme il piede sull'acceleratore, inizia un sorpasso e chiude gli occhi. Sperando che l'auto proveniente nell'altro senso di marcia si scontri con la sua, per porre fine, così pensa, a quel dolore che ormai è diventato insopportabile. Fortunatamente Sara esce da questa vicenda con solo importanti contusioni e una gamba rotta. Io incontro Sara nella fase successiva. Sara è una donna in frantumi, è una donna a pezzi, è una donna che pensa appunto di non poter più avere le risorse e le forze per tornare a vivere. Vi ho raccontato questa storia, una storia normale, una storia come tante, perché tendenzialmente ci si immagina che le persone che pensano al suicidio siano persone persone affette da grave forme di disturbi psichici e che quindi il suicidio possa essere unicamente la manifestazione di quadri psicopatologici molto gravi. È vero, ma non è solo così. I disturbi psichici ovviamente sono tra i fattori di rischio per il suicidio e primi fra tutti i disturbi depressivi. È anche vero però che atmosfere depressive possono caratterizzare eventi e situazioni nelle quali noi possiamo naturalmente imbatterci nella nostra vita, eventi che hanno a che fare con quella che è la perdita di speranza per il futuro. Tra questi la perdita di una condizione che ci aveva garantito, per esempio, una stabilità personale, come può essere la perdita del lavoro, una perdita finanziaria, ma anche la perdita di figure affettive significative, lutti, malattie, quindi tutta una serie di eventi che possono riuscire a minare la nostra stabilità personale e possono mettere in discussione il nostro stesso futuro. Allora io stasera vorrei provare a riflettere quindi con voi insieme su come una persona ad un certo punto possa arrivare a pensare di diventare autore stesso della morte, della propria morte. Per fare questo vi chiedo di fare un piccolo passaggio e di soffermarci un attimo su quella che è la concezione stessa dell'essere umano. L'uomo non deve essere pensato, come ha voluto una certa tradizione filosofica, come un soggetto stabile, immutato, che rimane identico a se stesso nonostante lo scorrere del tempo, ma deve essere considerato come fatto di tempo. L'uomo è il tempo che ha da vivere. Esistere quindi per l'uomo non consiste solo nel vivere il presente, ma esistere consiste nel rapportarsi sempre a noi stessi come a un poter essere, come ad una possibilità.
L'essere uomo è sempre apertura al futuro, siamo sempre un progetto gettato. Quindi, se è vero che la nostra stessa essenza di esseri umani è l'apertura verso il futuro, se come nella storia di Sara ad un certo punto il futuro appare oscurato, nessuna possibilità sembra prospettarsi per noi all'orizzonte, è chiaro come l'esistenza stessa risulti essere priva di qualsiasi tipo di significato e quindi la persona possa pensare che quella vita non meriti più di essere vissuta. Ecco, forse a questo punto è maggiormente comprensibile come in un'esistenza privata del futuro si possa insinuare ad un certo punto il pensiero della morte. La persona inizia a vedere come unica possibilità ridurre il tempo che la separa dalla propria morte naturale. La storia di Sara è una storia normale, una storia come tante, anzi la storia di una vita apparentemente bella ed appagante, ma è sempre una storia unica. Ed è proprio nel rispetto dell'unicità che caratterizza l'individualità di ognuno di noi che occorre cercare, per dar senso ad un evento come il tentato suicidio o il suicidio stesso, le motivazioni all'interno di quel movimento esistenziale che ad un certo punto, per le più svariate ragioni, si interrompe. Perché, a differenza di quanto si possa pensare, il suicidio è un fenomeno che ha molto più a che fare con la vita che con la morte, ed è proprio all'interno di quella vita che vanno cercate le motivazioni che possono portare una persona a pensarsi capace di porre fine alla propria vita. Ora proviamo ad attingere a delle macro categorie di senso che ci possono aiutare a comprendere come, quali siano le esperienze che accomunano le persone che pensano al suicidio. Innanzitutto, chi pensa al suicidio ha una temporalità che è una temporalità totalmente alterata. Nelle tre dimensioni di presente, passato e futuro, il tempo vissuto da queste persone è un tempo che è destrutturato. Il passato, per esempio, non è mai passato, ma è un passato che dilaga sul presente e sul futuro, divorandolo, impedendo così al presente di accadere ed al futuro di avvenire. Il passato è sempre il tempo delle occasioni perdute, che mai torneranno più. Il futuro, come abbiamo visto nella storia di Sara, è un futuro che appare oscurato, nessuna possibilità sembra esserci all'orizzonte. È il tempo delle vuote intenzioni, è il tempo in cui non risiede più nessun progetto, nessuna possibilità esistenziale. Il presente è invece il tempo dell'incessante lamento, dell'autobiasimo, del rimpianto, dove la persona appunto passa il tempo a recriminarsi riflettere su quelli che sono stati i suoi errori, i suoi fallimenti, dove è assente che cosa? Il desiderio, la speranza e l'attesa, che sono quei tre moti emotivi che ci permettono di dare continuamente uno sguardo al futuro. La vita è movimento, ma la vita è movimento se attende, se spera e se desidera. Inoltre, il presente è il tempo del dolore. Un dolore emotivo, un dolore che risulta divenire insopportabile, intollerabile, come nella storia di Sara. Un dolore che si fa cognitivo, le persone passano tantissimo tempo a rimuginare su quelli che sono stati gli errori e i fallimenti, ma un dolore che si fa anche carne. Nell'esperienza di Sara lei descriverà il dolore di quei giorni in questi termini. Mi sembrava che una bestia feroce mi staccasse la carne a morsi. Mi sembrava che qualcosa dal di dentro mi dilaniasse e mi divorasse, un qualcosa che ha a che fare quindi con la sensazione del corpo vissuto. Tutti noi abbiamo vissuto l'esperienza del dolore a più grandi livelli di intensità. E allora, che cosa facciamo quando noi abbiamo un dolore, anche semplicemente fisico, un dolore medio lieve, come può essere un mal di denti, un mal di testa? Facciamo un'unica cosa, riusciamo a fare un'unica cosa, a pensare come riusciamo a liberarcene. Ecco, allora se noi riusciamo a stare su questa esperienza, riusciamo anche in parte forse a comprendere come il pensiero del suicidio in queste persone che passano le loro giornate immerse nel dolore emotivo, un dolore appunto lacerante, insopportabile, intollerabile, possa essere visto come l'unico modo per porre fine a questa sofferenza. Il dolore delle persone che pensano al suicidio è un dolore dell'anima, quindi ha un aggravante, non è localizzabile. E quindi
passa l'esperienza di non essere eliminabile. E allora, se quando noi abbiamo un dolore, la prima cosa che cerchiamo di fare è quella di assumere un antidolorifico per metterla a tacere questo dolore, un dolore di bassa intensità, come può essere appunto un mal di testa o un mal di denti, io mi sono chiesta nell'incontro della con la sofferenza di questi pazienti se possa esistere un antidolorifico per il dolore dell'anima, al di là dell'effetto che possono fare gli psicofarmaci, che per alcune situazioni sono assolutamente fondamentali e necessari. Se c'è una possibilità di ridurre questo dolore, di metterlo a silenziare anche per magari pochi minuti, se c'è questa possibilità, forse sta nella relazione. Perché dico questo? Perché noi non siamo esseri incapsulati nella nostra individualità, ma della nostra identità fa sempre parte l'altro e l'incontro con l'altro è fondamentale. E allora se all'orizzonte tutto ci appare oscurato e senza senso, quando il buio esistenziale sembra essere l'unica possibilità per noi, forse nella relazione e nell'altro noi possiamo trovare la luce, una luce che possa illuminare quelle che sono le possibilità che io non riesco più a vedere e quindi permettermi così di riappropriarmi di quelle che sono le possibilità future che la vita ha in serbo per me. Un altro che può avere il volto familiare di un amico, lo sguardo attento di un operatore specializzato sanitario, di un educatore, la voce accogliente, rassicurante di un operatore telefonico del numero emergenza suicidi o semplicemente le parole che curano di un terapeuta. Questa proposta di legge mi piace e lo dico da tecnico e da operatore nella salute mentale e da donna profondamente laica. Mi piace perché apre al possibile e permette di illuminare fino all'ultimo istante le possibilità che le persone che si trovano quotidianamente a contrattare con la morte forse non riescono più a vedere. E lo fa attraverso tutta una serie di azioni che, passando sempre dalla relazione, sono volte a prevenire e ad intervenire su quelle esperienze dolorose che possano portare a considerare il suicidio come l'unica alternativa possibile. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Mangiarotti. Non faccio nessun intervento, chiaramente, vista l'importanza delle parole dette, e passo la parola al dottor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e presidente della Fondazione Minotauro di Milano, che si occupa di consultazione e intervento clinico, attività di ricerca, intervento, formazione, supervisione, prevenzione ed organizzazione di servizi psicosociali. Tratterà del tema legato all'adolescenza e ai giovani. Buonasera a tutti. E quando l'onorevole Romaniello mi ha contattato dicendomi che appunto era impegnato nella stesura, nella proposta di legge sul suicidio, ho ovviamente subito dato la mia disponibilità ad ascoltarmi, a confrontarci, ed ecco che anche questa sera sono qua. Perché? Perché mi sembrava incredibile, devo dire, poi in una società come questa, che un politico si interessasse a questo tema e ovviamente ho accettato, non tanto perché il tema sia gradevole, ma a partire da un'esperienza svolta per circa 8 anni all'interno di questo centro di cui faccio parte, il Minotauro, che a un certo punto per una serie di motivi si è trovato a mettere in piedi un'operazione che, come dire, anche sconsigliata in ambito psicologico, no? Nel nostro lavoro, chi fa il nostro mestiere, si dice sempre che bisogna prendere in carico pochissimi casi di suicidio, di tentativi di suicidio. Immaginiamo quando il tentativo, il pensiero suicidale riguarda gli adolescenti, un'età che nell'immaginario molto spesso, anche in modo erroneo, è considerata l'età dell'oro, hai tutta la vita davanti, se non l'età della stupidera. In realtà questo dispositivo che abbiamo messo in atto era un dispositivo con un'equipe e quindi per quasi 8 anni ci siamo occupati di incontrare quasi un centinaio di ragazzi e i loro genitori tra i 12 e i 24 anni, reduci da tentativi di suicidio, in alcuni casi molto gravi, alcuni ragazzi erano dei sopravvissuti, nel senso che erano vivi, non si sa perché, e degli interventi anche di prevenzione secondaria a cui accennerò, che ci hanno visto impegnati nelle scuole
traumatizzate negli istituti secondari di secondo grado, ho fatto una serie di interventi io insieme ai colleghi, scuole traumatizzate dal gesto suicidario, dal suicidio di un compagno a volte avvenuto anche a scuola. E credo che sia importantissimo in generale, anche in politica, si possa parlare di suicidio, si possa parlare con i giovani. La collega ha presentato un caso di una donna adulta. Ogni situazione per noi è unica e quindi è molto difficile generalizzare, ma è indubbio che il gesto di un adolescente è un gesto di questo tipo che interroga tutti noi. E quello che secondo me è molto importante, abbiamo scoperto anche in questa ricerca clinica, no? Con centinaia di ragazzi, è avere in mente, e qualcosa è stato già accennato, che il gesto suicidale non è l'esordio di una psicopatologia. O non necessariamente. Nella nostra ricerca clinica diciamo che 9 ragazzi su 10, pur avendo vissuto momenti di dispercezione, una confusione, non segnalavano attraverso il gesto suicidale appunto l'esordio di una psicopatologia, ma anzi, come in qualche modo è stato anticipato, un disperato tentativo di lenire un dolore mentale talmente insopportabile che trova in un sintomo così drammatico una modalità espressiva. Ora, della psicodinamica del gesto suicidale in adolescenza non tratterò. Dirò perché però è fondamentale oggi parlare di questo tema, cercando anche di togliere qualche stereotipo che molto spesso si sente intorno al suicidio o al pensiero suicidale in adolescenza. Beh, innanzitutto è importante avere in mente che l'adolescenza, una fase come sapete di uno sviluppo cognitivo diverso, una seconda nascita, è una fase con cui devi fare i conti con la mortalità. Molto spesso si sente dire che l'adolescente si sente invincibile, in realtà l'adolescente scopre in qualche modo che è mortale. Il bambino ha più paura della morte dei propri genitori, si sente un po' più onnipotente. L'adolescente deve fare i conti con questa verità: il nostro corpo ha una fine, al di là di quello che ognuno di noi pensa dopo, ha un timer, e quindi si fa i conti con la mortalità inevitabilmente. E quando fai i conti con la mortalità, in qualche modo fai conto anche con la possibilità di poter decidere tu di voler morire volontariamente. In adolescenza le ricerche sono svariate, molto difficili poi da sintetizzare anche con dati contrastanti, ma è noto che in adolescenza sono moltissimi ragazzi che fanno un pensiero suicidale. Potremmo dire che è quasi fisiologico il pensiero suicidale. Gran parte dell'adolescente pensa a un certo punto alla morte, ci deve fare i conti e quindi può pensare alla morte volontaria. Ora, per alcuni di questi ragazzi rimane un pensiero, per altri il pensiero si trasforma in ideazione, in altri in progetto e dal progetto al gesto. E quindi è fondamentale che gli adulti non abbiano alcuna paura di dare il nome a questa parola, suicidio. Peraltro molto spesso rimossa oggi nella società dei social, della spettacolarizzazione, dei funerali in cui invece di stare nel silenzio, nell'accettare il dolore, si applaude all'uscita di feretri, come se tutto dovesse essere spettacolarizzato, no? Quella che appunto anche negli ultimi testi abbiamo chiamato la pornografizzazione della società, dove tutto sembra aver senso se pubblico, come se il dolore e la sofferenza potessero essere messi a tacere attraverso appunto un applauso che celebri l'uscita di scena. E la società odierna, in questo senso, ha contribuito ulteriormente ad aumentare i fattori di rischio dei gesti suicidali in adolescenza. È un discorso complesso, ma oggi i ragazzi arrivano in adolescenza non più con problematiche, nel nostro linguaggio, edipiche, conflittuali come una volta, ma con problematiche che riguardano aspetti ideali. Detto in altre parole, si cresce in una società dove modelli educativi, miti affettivi, sociali, sottocultura massmediatica propongono popolarità e successo a tutti i costi. E l'adolescente, l'adolescenza, mette davanti ai ragazzi quote di delusione inaspettate. Io lo sostengo da tempo, non solo io. Oggi potremmo dire che la trasgressione non esiste più in adolescenza, non si cresce più per opposizione. Il problema dell'adolescente odierno non è più fare i conti con un conflitto con la norma, il superio, la sessualità repressa come era nella società del passato, quando si cresceva nella famiglia tradizionale e normativa. Oggi gli adolescenti crescono con aspettative ideali di successo, di popolarità straordinarie che rischiano inevitabilmente di crollare con l'arrivo dell'adolescenza. È il tema della delusione
Oggi credo che la scuola, i genitori debbano fare i conti con questo. Arrivata l'adolescenza dobbiamo aiutare gli adolescenti a tollerare dei fallimenti che riguardano modelli educativi iperideali che spingono ad avere aspettative straordinarie di successo e bellezza che poi vengono inesorabilmente deluse proprio perché molto ideali con l'arrivo del corpo e delle dotazioni dell'adolescenza. E questo è uno dei motivi per i quali le espressioni del disagio odierno degli adolescenti riguardano moltissimo l'attacco al corpo, l'attacco al sé più che l'attacco all'altro. In questo ultimo periodo mi sono occupato moltissimo del ritiro sociale, i famosi hikikomori giapponesi che con caratteristiche proprie sono arrivati anche in Italia e non solo, cioè un suicidio sociale, adolescenti maschi che nel momento in cui dovrebbero nascere socialmente si ritirano, ma pensate ai disturbi alimentari, l'aumento degli attacchi di panico, alle manipolazioni del corpo, il self-cutting delle preadolescenti, qualche cosa che ha a che fare con un attacco al sé più che l'opposizione. Faccio un esempio, magari marginale, in una serata come questa, ma importante. Con alcuni presidi e docenti con cui lavoro da diversi anni, mai ci saremmo dovuti immaginare di rimpiangere quegli studenti che una volta bocciati, percepita l'ingiustizia della bocciatura, uscivano con un cacciavite e bucavano le gomme della macchina del preside o degli insegnanti e gli rigavano le carrozzerie. Oggi sono quasi spariti, come tante altre novità, è più probabile che attacchino sé. La vergogna è un sentimento pervasivo per gli adolescenti odierni che possono trovarsi davanti a un ostacolo insormontabile che suona così: meglio morto e popolare che in vita e trasparente. È un'esagerazione, ma quando non intravedi un futuro, quando cresci in una società degli iperideali, i fattori di rischio che portano appunto a sparire dalle scene aumentano e il rischio è quello che se non si parli queste tematiche vengano affrontate nella solitudine della propria stanza di una generazione che come sappiamo è sempre più sola e iperconnessa in una società che vi ricordo è stata costruita da noi per la quale moltissime esperienze che una volta si facevano anche di sperimentazione anche di sfida attiva alla morte non avvengono più nei cortini, nei giardini e nelle strade che abbiamo chiuso con le nostre angosce ma avvengono dentro le piazze e le battaglie virtuali che hanno sostituito le esperienze che molti di noi facevano nelle città, nei cortili e nei giardinetti chiusi dall'angoscia adulta. E in questo quadro credo sia fondamentale quindi dare parola al termine suicidio, soprattutto se si parla di giovani e di adolescenti. Quindi credo che sia molto importante che se ne discuta, serate come questo, a livello legislativo, credo che sia importante fare una prevenzione primaria, da tempo andiamo dicendo che la scuola potrebbe, oltre che attraverso le materie, trattare direttamente temi che riguardano oggi le nuove adolescenze, la difficoltà nell'accettare il corpo, la morte, il suicidio, internet, tutte tematiche difficilissime da affrontare, ma che in realtà vivono nella mente di giovani generazioni che già fanno fatica a parlarne e che incontrano adulti troppo angosciati per dare parole che quindi non possono essere utilizzati per trattare queste questioni. Ecco, un altro dato che dalla nostra esperienza è emerso con forza, e già qualche convincimento c'era, è che parlare di suicidio, parlare di morte volontaria, di tentazione alla sparizione, non istiga nessuno, sono le angosce degli adulti che hanno paura di dare questo nome e quindi dicono meglio non dirlo, se no il ragazzo gli verrà in mente. Una delle cose che dico spesso ai genitori anche in conferenze serali è questo: non abbiate paura se avete un figlio triste a chiedergli. È chiaro che non è che tutte le sere a tavola ci si può mettere lì e si può dire hai pensato di suicidarti oggi, ma non si deve avere paura di nominare questo aspetto se è un figlio triste. Mi domando, lo dico sempre perché non me l'hanno insegnato il primo giorno della prima lezione di psicologia che ho fatto nella mia carriera di studente, questo: quando incontro un ragazzo triste una delle prime domande da fare è mai pensato di suicidarti? Vi posso garantire che in questi anni di esperienza clinica in questo centro che appunto abbiamo avuto ma poi in tanti altri ragazzi che ho seguito questa domanda non ha nessuno svantaggio, anzi ho incontrato ragazzi che
scoppiavano in un pianto dirotto dicendo finalmente, perché si vergognano di questo aspetto e non vedono l'ora di avere un adulto che ne parli, non un adulto che scappi dal terrore di dire questa parola dicendo che sennò istigherà il ragazzo. Altri che dicono no, dottor Lancini, sì, una volta, ma poi non è mia intenzione, oppure questo. È una vicenda del tutto normale da poter affrontare una volta che ci troviamo il coraggio. Non esiste nessuna istigazione a dare voce a questo aspetto. È chiaro che non bisogna dirlo a tutti i ragazzi, ma vi posso garantire che io nei primi colloqui con i ragazzi tristi una domanda che faccio, e non penso di aver mai istigato nessuno, anzi di aver dato la possibilità ai ragazzi di dire a che punto erano col patto che avevano instaurato con la morte volontaria, che è un pensiero presente più o meno consapevolmente in tutti noi. Il suicidio ha un intento comunicativo, ha tanti aspetti che non ho tempo di affrontare, ha anche una sua violenza insita nel gesto, è una modalità di rimanere perennemente nella mente dell'altro, allo stesso tempo è una modalità di liberarsi a volte di un dolore, quindi ci sono molti fattori, ma ha un intento comunicativo, quindi credo non esista nessun limite a poterne parlare da parte degli adulti, dobbiamo provare a parlarne, e in questo senso credo che la legge vada in questa direzione. L'ultimo aspetto, e concludo, riguarda la prevenzione secondaria. In questi anni sono intervenuto in diverse scuole, vi dicevo secondarie di secondo grado, traumatizzate dal gesto suicidale. Inutile dire che quando un adolescente a scuola si suicida o si suicida fuori da scuola, il gruppo classe è coinvolto, ci sono i soggetti, come dire, che ruotano attorno a lui, e quindi l'istituzione scuola ha bisogno di qualcheduno che li aiuti ad elaborare in alcuni casi. Ovviamente ci sono tutti la necessità di intercettare coloro che sono più a rischio, più traumatizzati dal gesto suicidale di un adolescente, e non sono solo i genitori, anche in primis ci sono loro, ma fratelli, sorelle, compagni di classe e tutti coloro che hanno a che fare con la rottura, potremmo dire, del tabù della morte volontaria in un'istituzione. Allora, da questo punto di vista io credo che si debbano avere in mente due cose. Uno, io eliminerei un po' provocatoriamente quello che invece è molto caro ad alcuni psichiatri, l'espressione è stato un gesto dimostrativo. Tutte le ricerche ci dicono che uno dei più alti fattori di rischio di un tentativo di suicidio in adolescenza è, c'è una correlazione, averlo già tentato. Nel momento in cui avviene un tentativo di suicidio, anche il più blando, conviene drammatizzare, non conviene banalizzare, perché ci sono possibilità che dopo i primi mesi in cui il gesto col suo intento comunicativo ha funzionato, poi si ritorni, si ricostruisca la psicodinamica del gesto e quindi l'adolescente lo ritenti, e la volta successiva lo ritenterà in una modalità ancor più vicina all'esito mortale, anche perché a sua volta si vergogna di averlo tentato in una maniera che non ha avuto un esito definitivo. Quindi è molto importante che quando un adolescente tenta il suicidio se ne possa parlare e non si faccia, appunto, non si cada nella trappola, è un gesto dimostrativo. Anche prendersi una tachipirina dicendo che volevi suicidarti conviene drammatizzare, perché ci sono tante ricerche che lo dimostrano, non è che il tipo, la gravità del gesto è equivalente all'intenzione suicidale. Possono esserci intenzioni suicidali che per vari motivi vengono espresse attraverso gesti blandi e intuizioni meno profonde che vengono espresse attraverso altri gesti. C'è anche una differenza nelle modalità di tentare la morte in adolescenza tra maschi e femmine che è studiata, quindi esistono tante caratteristiche che meritano approfondimento. Quindi quando un adolescente tenta il gesto bisogna parlarne. Non bisogna fare sì che una volta allettato dice ma no, ho scherzato, adesso ho capito, e tutti contenti lo dimettono dicendo va bene, avrà capito, perché è probabile che se non si affrontano gli elementi che hanno portato al gesto, a tentare questa soluzione, questi si ricostituiscano, diciamo, dopo i benefici che ci possono essere nei primi mesi successivi al gesto, perché l'intento comunicativo è arrivato e qualcosa cambia, ma non cambia l'aspetto profondo. Invece per quanto riguarda coloro che sono attorno all'adolescente è molto importante poterne parlare, è molto importante che la scuola non rimuova il gesto, ma allo stesso tempo non si lavori per una idealizzazione di colui che ha fatto il gesto, come se fosse un caduto l'adolescente sulla strada della crescita. E quindi è molto importante che la scuola trovi modo di poter affrontare il tema. Tante ricerche lo dicono, tanti dati anche di scuole della Lombardia, quando un adolescente si suicida in un contesto scolastico l'avvenimento è talmente profondo, radicato, ha delle ricadute talmente importanti che è altamente probabile che qualcuno possa emulare il gesto.
E quindi abbiamo un problema di prevenzione secondaria che riguarda sia il fatto che non ci sia una recidiva di chi è sopravvissuto al gesto nel caso di un tentativo di suicidio, mentre nel caso di un suicidio o di un tentativo di suicidio a scuola abbiamo la questione che riguarda l'emulazione. E quindi è molto molto importante che anche in queste situazioni la scuola, l'istituzione si dia un tempo per elaborare. Poi è necessario tornare a portare avanti la propria pratica istituzionale, ma come gli adulti imparano a gestire questa questione? Lavorando in una dimensione complicatissima, tra la non esaltazione del gesto che rischia di prendere forma, ma neanche la rimozione, è compito degli adulti. E su questo vi posso garantire che non sono interventi facili, ma sono interventi di una straordinaria rilevanza, e non sto a dirvi quanti compagni di classe di ragazzi che si sono suicidati o che sono sopravvissuti al suicidio mi hanno insegnato rispetto a quest'area. E un ultimo punto e concludo, che è uno dei meriti della legge, che già di per sé ha tanti meriti proprio per il suo titolo, oltre ai contenuti che adesso verranno esposti, è questo: si trova il coraggio di parlare delle armi da fuoco o delle armi in generale. C'è un dato che mi ha sempre colpito ed è questo, ovviamente. I maschi in adolescenza e giovane età adulta tentano di meno il suicidio ma muoiono di più delle ragazze. Quindi ci sono più tentativi, e questo a volte appunto spinge anche a leggere nei tentativi di suicidio delle adolescenti femmine questo diciamo aspetto dimostrativo, in poche parole, rispetto a quello che fanno i maschi. La realtà è che nella ricerca, non sto a dirvi, è emerso che esistono proprio delle modalità legate al genere, al netto appunto degli stereotipi, sulla modalità di tentare la morte. E quindi le ragazze scelgono modalità che lasciano più integro il corpo, il ritrovamento del cadavere. E quindi utilizzano delle modalità suicidali che consentono più possibilità di intervento. Io sono certo che alcune ragazze sono vive per un collegamento profondo, inspiegabile a mio avviso scientificamente, ma che ho visto talmente tante volte che non posso che considerare vero, del madri che a un certo punto durante la giornata gli viene in mente un pensiero, una cosa strana, telefonano, sentono che la figlia non risponde, attivano tutto e la salvano. La salvano grazie anche al fatto che l'adolescente femmina utilizza per suicidarsi, quando lo pensa, prevalentemente delle modalità che lasciano più tempo per intervenire, l'assunzione di farmaci, di liquidi, avvelenamenti, che lasciano un tempo che trascorre dal gesto alla morte, mentre i dati ci dicono che i maschi utilizzano modalità più impulsive, diciamo che portano alla morte immediatamente, no? Quello che appunto viene definito il defenestramento, oppure l'arma da fuoco che non lascia spazio per la comunicazione. Anche se molte ricerche sostengono che prima del gesto, infatti, c'è spesso un ultimo tentativo comunicativo. Non è raro che si trovi nel telefonino del ragazzo o della ragazza prima del gesto suicidale un messaggio, un tentativo, una chiamata, un disperato tentativo di aprire un canale comunicativo con l'altro. Su questo credo, capisco che non so se sia attuabile, ma da sempre sostengo che sarebbe davvero utile che si legiferasse per far sì che se hai un minore in casa non ci sia un'arma da fuoco. E vi posso garantire che a volte, come le esperienze dimostrano, non bastano le cassaforti, le vicende che dicono è al sicuro. Sarebbe meglio evitare di avere, come dire, un mezzo a disposizione che non lascia nessuno spazio per provare a comunicare l'ultimo disperato appunto tentativo di aiuto. Grazie. Grazie, grazie dottore. Ora passiamo subito la parola a Christian, che ci parlerà della sua legge, ci farà vedere dei video particolari e auguriamo veramente a questa legge un percorso netto, e spero che ci sia anche un sostegno da parte dei tuoi colleghi in Parlamento. Poi magari questo ce lo potrai raccontare, come è avvenuto anche il passaggio in Parlamento e se ti confronti anche con loro. Quindi adesso prendiamo un minuto per preparare le slide e poi intanto Christian inizia a parlarcene. Io intanto, mentre aspettiamo le slide, voglio ringraziare tutte e tre le persone sedute a questo tavolo, quindi dal dottor Blancini alla dottoressa Mangiarotti a Antonio Marfi, perché sono stati tutti molto utili alla stesura di questa legge. Io mi sono confrontato con loro, con tante altre persone, ma molto con loro, per arrivare a concepire una normativa che possa in qualche modo cercare di rispondere, sono sicuro che non sia ancora completa, ma che possa rispondere a delle esigenze che sono estremamente sentite dalle persone che arrivano ad un gesto estremo, a volte letale, a volte per fortuna no.
e voglio rispondere ad alcune cose, più che altro fare un paio di puntualizzazioni, scusate se mi sono girato, so che in teatro non si fa, però è capitato. Allora, il dottor Lancini ha detto bisogna parlarne, dopo vedremo uno studio condotto da un sociologo americano per cui pare quasi che una notizia detta porti a un aumento di suicidi, di fatto è vero, ma perché quell'aumento di suicidi dopo un evento tragico non ha avuto il riscontro dovuto? Le persone che dopo decidono di arrivare a un gesto folle in qualche modo non hanno incontrato un dottor Lancini che ha detto dimmelo se ci hai pensato. E vedremo quanto è importante. Penso che non sia stato per nulla semplice fare un intervento, la ringrazio, Chiara ha fatto un intervento bellissimo, molto esperienziale. Non è semplice portare la storia di persone che hai avuto davanti a te in un teatro e parlarne. Quindi la ringrazio di questo e vi posso garantire che nei due interventi c'era da Sant'Agostino ad Heidegger, a Freud, quindi penso che abbiano reso divulgativo qualcosa di veramente molto, molto, molto complicato. Parto dalla... Ok, siamo già a Stanley Milgram. Chi conosce Stanley Milgram? Lo conoscete? È uno psicologo, è stato uno psicologo, adesso è trapassato, però è stato uno psicologo sociale molto, molto importante per la storia della psicologia sociale, uno psicologo attento alla metodologia della ricerca, un professore americano che ha studiato, per esempio, la teoria del piccolo mondo. Non so se vi dice qualcosa, teoria del piccolo mondo, ma se non vi dice nulla, provo a dirvi teoria dei 6 gradi di separazione. È molto importante per arrivare alla legge. Allora, Milgram è molto famoso per questo esperimento, l'esperimento di Milgram, ecco, magari vi dirà qualcosa questa immagine o comunque il racconto che sto per farvi e che serve anche questo per arrivare a capire qualche dinamica che sta dietro al suicidio. Milgram ha fatto un esperimento per cercare di sondare una teoria che era da molto tempo sullo scenario sociale americano di quel periodo, siamo negli anni 60 e solo pochi anni prima era finita la guerra, la grande guerra, la seconda guerra mondiale, e spesso ci si faceva una domanda: è possibile che gerarchi nazisti, che i nazisti in generale avessero perpetrato i peggiori crimini della società, forse i peggiori mai perpetrati nella storia dello scorso secolo, solo per obbedienza? E di fatto Milgram studia l'obbedienza, la sudditanza all'autorità, a dove si può spingere una persona di fronte all'autorità esterna. Allora Milgram convoca delle persone facendo un'inserzione su un giornale, chiede a dei volontari di partecipare a un esperimento, li invita in laboratorio. In laboratorio queste persone trovano un altro individuo, quindi ci sono due persone. Il secondo individuo è un attore, un complice dello sperimentatore. Lo sperimentatore, vi dico subito, ha un camice, quindi ha già un segno di autorità, un simbolo di autorità nel proprio abbigliamento. Il volontario, quindi quello che non è il complice, pesca da un'urna il suo ruolo, gli si dice farai un esperimento sulla memoria e sull'apprendimento e vedremo qual è l'effetto del dolore, quindi delle scosse elettriche, sull'apprendimento, se lo migliora o lo peggiora. Il volontario raccoglie il suo ruolo ed è sempre quello dell'insegnante, quello che somministra una lista di parole, diverse liste di parole sequenziali, allo studente. Lo studente deve imparare queste parole, ma è un attore, è un complice e ogni volta sbaglia qualcosa. A quel punto il compito è dai una scossa, ed è una scossa di intensità crescente, allo studente. Si arriva fino a 450 volte, è molto. Per essere sicuri che il soggetto pensi che la scarica sia vera, all'inizio si dà una piccola scarica al soggetto dicendo vedi che funziona la macchina, quindi diciamo che Milgram era anche molto bravo a curare dei dettagli che potessero far capire al soggetto che forse c'era qualcosa che non andasse, no, nell'impostazione di fondo dell'esperimento. Ebbene, il soggetto doveva produrre la scarica, a un certo punto il suo interlocutore diceva basta, mi fa male, ho problemi di cuore. Loro si giravano e dicevano allo sperimentatore, dottore, ha problemi di cuore, non ti preoccupare, è una scarica che produce solo del dolore ma non danneggia i tessuti, vai avanti. E loro continuavano, dottore, non risponde più il soggetto dall'altra parte, allora ha sbagliato, continua a dare la scarica. Secondo voi in quanti si sono fermati prima di dare l'ultima scarica? 450 volte. Solo 1 su 3 si ferma prima, e ovviamente non sempre prima, ma 2 su 3, il 65% arriva fino a somministrare l'ultima scarica. Andiamo pure avanti.
Perché vi ho parlato di obbedienza, sembra che sia molto lontano dal tema del suicidio. In realtà la psicologia sociale va a studiare anche l'obbedienza su quello che riguarda il suicidio. E magari se vi faccio leggere 1978, quindi diciamo che chi ha meno di 45 anni forse potrebbe anche non essere venuto in contatto con questa informazione. Io sì, ma perché fa parte del mio background di studi. Johnstown, la storia di Jim Jones, un reverendo che si separa dalla chiesa avventista del settimo giorno, mi pare di ricordare, quindi negli Stati Uniti, e crea una sua setta, una setta che dopo anni verrà composta da più di 1000 persone che lo seguiranno in Guyana francese. Ma cosa fa lui mentre gestisce, mentre amministra questa nuova chiesa, questa setta? Dice: datemi donazione, sempre di più, sempre di importi maggiori, no? Come la scossa elettrica, sempre un po' di più. Alla fine queste persone, i fedeli, molto devoti a questa nuova fede, molto devoti anche al reverendo, vendono le case e lo seguono in Guyana francese, dove lui acquista un terreno e fa lavorare quasi come schiavi queste persone che hanno venduto tutto quello che avevano per andare a fare gli schiavi in Guyana francese, per una questione di fede, per la salvezza. Allora a un certo punto un deputato americano decide di andare in Guyana francese a vedere se è tutto a posto, riceve un'informazione, qualcuno lo dice, siamo schiavizzati qui, viene ucciso. L'FBI chiaramente doveva muoversi in quel momento. Jim Jones ordina nel 1978 un suicidio di massa, 909 persone su 1075. Potremmo fare anche l'esempio di Koresh o Applewhite, ma insomma poi magari l'andate a prendere voi, perché sennò diciamo renderemo molto più pesante la serata. Però non è l'unico caso in cui è successa una cosa del genere, non è un caso isolato, non è successo una volta sola. Ma arriviamo al mondo piccolo, anche qui Stanley Milgram ci aiuta con uno splendido esperimento. Allora partiamo però magari da uno scrittore ungherese, Carinthy, che negli anni 20, nel 1929, scrive Catene nel senso di anelli di congiunzione. In questo racconto lui studia, o meglio romanza, gli intermediari relazionali che stanno tra noi, tra ognuno di noi e una qualsiasi persona sul resto del globo. Allora, per arrivarci, i protagonisti, che cercano un premio Nobel, un operaio metalmeccanico, eccetera, eccetera, un operaio della Ford, impiegano sempre 5 anelli di congiunzione, ci sono 5 intermediari relazionali. La teoria si chiama 6 gradi di separazione, Milgram di fatto la testa, cioè riesce ad andare nel racconto di Carinthy e lo testa con un esperimento che fa nel 1967, vedete il periodo è più o meno lo stesso. Cosa fa? Dice: vediamo se i 6 gradi di separazione esistono davvero, state attenti perché è veramente molto importante il grado di separazione per quello che diremo dopo sul suicidio. Allora Stanley Milgram prende un volontario che si trova nel Midwest e gli dice, lo conosce, gli dice: vuoi partecipare a questo esperimento? Dovrai essere colui che riceverà delle lettere e dovremo contare dei passaggi di cui adesso vi parlo. Chiama dei volontari, sempre diciamo nella costa orientale, quindi Massachusetts e altri stati della costa orientale, e dice loro: adesso voi avrete un nome, un cognome e una professione e uno stato di riferimento. In quello stato abita questa persona, ma non avete l'indirizzo. Voi dovete inviare questa lettera alla persona di vostra conoscenza che pensate possa avere la possibilità maggiore di arrivare al destinatario. Loro mandano la lettera, il destinatario, quindi quello che riceve la lettera, apre la lettera, ci sono le stesse istruzioni, quindi anche lui invia la lettera. Su centinaia che iniziano, chiaramente molte vanno disperse, alcuni non rispondono, alcuni sbagliano ad inviarla, decine di lettere arrivano alla persona che era stata inizialmente individuata da Stanley Milgram in 5,2 passaggi, quindi una media di 5,2 passaggi, quindi chiaramente qualcuno di più, qualcuno di meno, e da lì nasce il termine 6 gradi di separazione. Sappiate che l'Università di Milano ha approfondito i gradi di separazione negli ultimi anni, con i social siamo arrivati a 3,7, quindi adesso possiamo dire che i gradi di separazione sono 4. E allora Christian, perché arrivi a questo punto? Perché ci parli di 4 gradi di separazione o 6 gradi di separazione o di obbedienza? Obbedienza l'abbiamo vista, ma i gradi di separazione no. Allora, abbiamo in Italia 4.000 decessi ogni anno, Voghera fa 40.000 abitanti, vuol dire che ogni 10 anni una città come Voghera viene scompare, di fatto tutti gli abitanti non esistono più, certo diffusi in tutta Italia, ma è quello il numero, è una bomba atomica dilazionata. Ebbene, quanti gradi di separazione separano ognuno di noi da quelle 4.000 persone? Facciamo una stima, in Italia ci sono 80 province, se dividessimo esattamente, poi in realtà non è così perché ogni 3 suicidi 2
al nord e una a sud, quindi diciamo che il 66% dei suicidi in Italia sono al nord, quindi noi siamo meno fortunati, in realtà, cioè abbiamo meno gradi di separazione sicuramente con persone dei nostri territori rispetto alle persone che vivono invece nel mezzogiorno, ma ad ogni modo potremmo dire che la media è quella di 50, cioè 50 persone ogni anno si uccidono in una provincia, si tolgono la vita. Quanti gradi di separazione ci sono tra noi e quelle persone? Parliamo di contagio. Prima il dottor Lancini ha fatto uno splendido intervento parlando di emulazione. Altri termini sono contagio oppure suicidi a grappolo, vi sarà capitato di sentirli. Di fatto il suicidio di una persona può portare altre persone a farlo. E adesso vedremo come, vediamo che anche in questo caso ci sono analisi dei dati e ricerche scientifiche. Ebbene, la tragedia diventa la possibilità d'azione di un'altra persona che pur soffriva, ma non l'aveva pensato, e il pensiero del suicidio è il primo passo. Immediatamente si apre una possibilità nuova. Non è solo gestire la sofferenza in un altro modo, non è solo cercare una via di uscita. A un certo punto la via di uscita può diventare quella di farla finita. Per questo che dico, nessuno è estraneo e tutti noi abbiamo una responsabilità. Quando parleremo di scuola, quando parleremo di insegnanti, quando parleremo di alunni, quando parleremo di genitori, ci renderemo conto che è responsabilità di tutte, per esempio, cercare di intervenire su fenomeni come bullismo, come quelli più moderni, cyberbullismo, revenge porn, adesso ne parleremo brevemente. Lui è David Phillips, invece, un sociologo americano che rientra esattamente in questo tipo di discorso con altri studi. Per esempio, il contagio del suicidio, quindi quanto aumenta il suicidio, quante persone si tolgono la vita in conseguenza alla notizia di persone che si sono tolte la vita. Ebbene, torna pure indietro. Ebbene, negli adolescenti lui studia, David Phillips studia, analizza i dati e vede che rispetto al trend normale di suicidi prima di un evento tragico che viene molto diffuso sui media, dal giorno dopo aumentano molto sia i tentativi che le vittime di suicidio, coloro che arrivano ad un gesto letale. Ed è così tanto più alto che è impossibile pensare che si tratti di una casualità, ed è una cosa che si ripete, quindi quando c'è una ripetizione è molto meno probabile che si tratti di una casualità. Ma lui lo studia anche negli adulti. Peraltro maggiore è la risonanza mediatica della notizia, maggiore è l'aumento di suicidi nel periodo immediatamente successivo. Negli adulti succede la stessa cosa. Prima Chiara ci ha raccontato la storia di una ragazza che ha tentato di suicidarsi cambiando corsia. Era da sola in macchina, immagino. Ebbene, Phillips fa un altro studio, secondo me molto intelligente, qui siamo negli anni 80, e lui studia gli incidenti monoveicoli, diciamo che coinvolgono un veicolo soltanto e solo il conducente, nei giorni successivi a una notizia di suicidio. Ebbene, anche in questo caso aumentano tantissimo. Quando capita, perché per fortuna capita anche, diciamo, abbastanza spesso, per fortuna, che queste persone non muoiono, quindi chi simula un incidente non sempre muore. Ebbene, viene chiesto loro: perché l'hai fatto? Loro dicono: io volevo farla finita, ma non volevo dare una sofferenza alla famiglia, non volevo che sapessero che c'era questa sofferenza dietro. Quindi di fatto anche una cosa molto confermata dei dati. Allora, parliamo sui dati riferiti all'Italia, così arriviamo verso la nostra legge. Ho voluto fare una carrellata di altre questioni che magari sono poco note, però secondo me sono molto importanti anche per capire dove andiamo a cercare di porre un rimedio con questa proposta di legge. Dicevamo, sono 4.000 suicidi all'anno in Italia. Ogni 100.000 abitanti 10,4 sono maschi, 2,8 sono femmine, ed era quindi corretto, diciamo, corroboriamo con i dati dell'Istat ciò che diceva il presidente Lancini. Di fatto per i maschi il suicidio rappresenta il 13% dei decessi sotto i 29 anni, tra i 15 e i 29 anni, secondo solo agli incidenti stradali, che però abbiamo visto non sempre sono degli incidenti veri, quindi di fatto non sappiamo neanche quanto sia sottostimato questo dato, però dobbiamo darlo per certo ed è un numero altissimo. Per le donne invece siamo all'8% dei decessi tra i 15 e i 29 anni, ed è la terza causa, anche qui dopo alcune malattie organiche, alcuni tipi di tumore e gli incidenti stradali. Allora, il suicidio è un fenomeno che è correlato all'età. Cosa vuol dire? Vuol dire che al crescere dell'età aumentano i suicidi. Possiamo dire che c'è una grossa differenza tra chi sceglie di togliersi la vita prima dei 24 anni,
parliamo, diciamo, se ogni una persona sotto i 24 anni che si toglie la vita, ne abbiamo 5 sopra i 65 anni, anche se poi le percentuali ci dicono anche che chiaramente chi è over 65 rischia di più la morte, prima o poi, diciamo, anche 70 anni dopo, ma morirà, quindi di fatto diciamo in riferimento alla popolazione degli over 65 si parla dello 0,2% di morti per suicidio. Mentre per gli under 24 la percentuale è molto più alta, perché mischiando i generi arriviamo al 12%, perché di fatto sotto i 24 anni si muore molto meno, chiaramente, che oltre 65. E il divario per territorio l'abbiamo visto prima, abbiamo 2-1, quindi il nord ha il doppio dei morti per suicidio rispetto al sud. Cause e fattori di rischio, qua faccio una carrellata veloce per non tediarvi più che altro. Allora, abbiamo un'incidenza, questi sono fattori di rischio, quindi attenzione, quando riscontrate una di queste cose non vuol dire che averla o avere una persona vicina che ha un fattore di rischio consente di ritenere questa persona come ad alto rischio suicidio, vuol dire che c'è un fattore, ma ce ne vogliono spesso diversi perché poi si arrivi a un gesto letale, a un gesto estremo. La psicopatologia è presente nel 90% dei tentativi. Anche qui psicopatologia, pensiamo che la depressione reattiva è considerata, è una psicopatologia, però è reattiva ad un evento esperienziale, il 95% delle depressioni non sono di origine organica, sono di origine esperienziale, quindi chiaramente è molto probabile che una persona che abbia un'enorme sofferenza tenti il suicidio, e possiamo riscontrare in un'ampia parte di questi una psicopatologia, come per esempio la depressione, ma anche disturbi di personalità, piuttosto che disturbi alimentari, ce ne sono veramente molti, disturbi bipolari, eccetera. Riscontriamo 6% di patologia organica nei tentativi letali, contro il 13% invece della psicopatologia accertata nei tentativi che vanno a buon fine, se volessimo proprio dirla così, in realtà che hanno esito letale, forse è meglio per parlare di questo tema. La vita professionale è un altro fattore di rischio quando non va bene, anzi quando va molto male. Noi abbiamo l'esempio, prima Antonio parlava di quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione, di fatto noi stavamo cercando di portare a termine, ce l'abbiamo fatta, un provvedimento per cui abbiamo messo 1,5 miliardi sui truffati dalle banche, abbiamo aumentato di 15 volte il fondo che era stato già stabilito, quindi abbiamo fatto una cosa molto importante, di fatto potremmo aver inciso e sicuramente abbiamo inciso sul benessere di alcune persone che avevano anche perso tutto. Di fatto la vita professionale e sociale, parliamo di difficoltà economiche, incertezza professionale, contrazione di debiti, problemi scolastici e disciplinari, bullismo, che qui ricordatevi, è chiaro che il fatto di avere problemi disciplinari a scuola non porta per forza di cose a gesti estremi, è un fattore di rischio, deve esserci molto di più, però fa parte dei fattori di rischio e delle cause. Abbiamo l'assenza di una dimora, la carcerazione o l'esercizio di professioni particolari. Nelle forze dell'ordine sappiamo che c'è un'incidenza maggiore rispetto al resto della popolazione. Abbiamo la vita relazionale, quindi lutti, bullismo e cyberbullismo. Molto importante, grazie anche al lavoro di Lancini per quello che ha sempre fatto, ma dopo vedremo cosa possiamo cercare di fare per loro. Precedenti familiari di tentativi di suicidio, precedenti familiari di disturbi mentali. Lo stile di vita, abuso di alcol, droghe, farmaci. L'orientamento sessuale, gli omosessuali spesso hanno difficoltà di inserimento, spesso hanno pregiudizio, e questo porta ad avere un'incidenza anche all'interno della popolazione di omosessuali. Popolazione è un modo di dire scientifico, ecco, quindi non è che siamo popolazioni separate, ma se si differenziano i dati si usa dire popolazione. Quindi all'interno del mondo LGBT la percentuale di suicidi è più alta rispetto alla popolazione eterosessuale. Il passato e precedenti tentativi di suicidio, diceva correttamente Lancini, è forse il fattore più rilevante in assoluto, quindi banalizzarlo è un errore, chiamarlo gesto dimostrativo è un errore, anche fosse, quell'idea c'è stata, quell'idea è diventata importante, quella idea era diventata una via di uscita, anche se dimostrativa, non va banalizzata mai. Abusi fisici o sessuali in famiglia, abbiamo avuto anche grandi canzoni che ci hanno raccontato di storie di questo tipo. Altro, presenza di armi da fuoco in ambiente domestico. Questo è un articolo che io ho inserito grazie al consiglio del dottor Lancini, che ne ha visti in diversi anni. È vero che la percezione di insicurezza ci porta a ritenere di dover avere un'arma in casa, però noi dobbiamo anche sapere che non è sicurezza, non è sempre sicurezza, può diventare insicurezza, può diventare qualcosa di catastrofico per una famiglia. Esposizione a che cosa?
al comportamento suicida degli altri, abbiamo visto prima, quindi l'effetto contagio. Bullismo, rubo ancora un attimo prima di passare alla proposta di legge su bullismo e su revenge porn. Allora, guardate questo dato, il 46% degli adolescenti che subisce bullismo considera il suicidio. 46% non vuol dire che la metà degli adolescenti considera il suicidio, ma significa che se su 100 persone, se su 100 adolescenti in 10 subiscono bullismo, la metà di loro pensa al suicidio, e sappiamo che poi è una strada che può essere in itinere, è solo il primo passo quello di pensarci. E il bullismo è tra le cause alla base della psicopatologia in adolescenza, quelle che dicevo prima, per esempio disturbi alimentari, disturbi d'ansia, disturbi depressivi, disturbi bipolari, disturbi di personalità, che sono fattori di rischio. Questo è quello che rischiano ragazzi che subiscono il bullismo, per cui mai girarsi dall'altra parte, mai fare finta che non succeda, mai pensare che è solo una bravata, bisogna vedere quanto è una bravata. La prevenzione e l'informazione chiaramente è necessaria, lo vedremo dopo. Revenge porn e codice rosso. Codice rosso è la norma che abbiamo fatta, è famosa, è una norma famosa che va a tutela delle donne aggredite, delle donne che subiscono violenza, siamo orgogliosi di averlo fatto. Ma che cos'è revenge porn? Revenge porn è quell'assurdo e osceno fenomeno per cui una persona che deve vendicarsi di un ex partner, per esempio, divulga dei filmati intimi dell'ex partner. Abbiamo avuto nel 2016 il famoso, tristissimo, famoso caso di Tiziana Cantone che si è tolta la vita proprio a causa dei filmati che la riguardavano, che hanno girato, sono diventati virali. Ebbene, col codice rosso facciamo una cosa che è grandiosa, perché non si punisce più solo chi divulga per primo il filmato, per chi diciamo era coinvolto in qualche modo in una relazione con la persona di cui si è voluto vendicare, ma anche tutti coloro che la ricondivideranno. E questo è motivo di orgoglio per noi. Ok, si può porre un rimedio a tutte queste fattispecie? Sono tante, sono difficili, è un'ambizione veramente grande, però vogliamo provarci con questa norma, vediamo come. Allora, ecco qua, ho messo essere e tempo per fare un riferimento ad Heidegger, che chiaramente considerava l'uomo come un uomo fatto di tempo, fatto di un progetto di sé nel tempo, quindi di un uomo che è la sua carne non nell'oggi ma nel futuro, il suo progetto gettato, diceva prima Chiara. E la domanda è: quando il tempo è senza significato, finché abbiamo un progetto di vita davanti, è difficile che ci arrivi un'idea così intrusiva e che possa suggerirci che si può farla finita, che in fondo il tempo è senza significato, ma a un certo punto può arrivare quel momento, quando non c'è più niente, quando si perde tutto. Abbiamo visto prima i fattori di rischio, alcuni di questi ci suggeriscono che si può perdere tutto, si può fare l'investimento sbagliato, si può perdere l'immagine, si può essere l'imprenditore di successo che però deve licenziare tutti i suoi dipendenti. Magari un imprenditore, in Veneto ci sono stati imprenditori che avevano dei conti in banca interessanti, quindi di fatto non era tutto finito, ma non potevano non essere più quelli che erano stati per generazioni, non potevano farlo. No, torniamo indietro. E poi c'è un'altra cosa di cui parlavano prima i nostri relatori. Prima di tentare di arrivare ad un gesto estremo, cerco di fare una telefonata. Noi sappiamo che chi tenta il suicidio le tenta tutte. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiama ex datori di lavoro con cui magari ha collaborato bene ma si è lasciato male, o amici con cui da tanti anni non ha più rapporto perché qualcosa si era incrinato, ma in fondo era una bella vita all'epoca. Chiama genitori, chiama parenti, persone con cui magari non è più riuscito ad avere dei rapporti positivi. Ebbene, quando tutto è chiuso, quando da quel momento il tempo è senza significato, che senso ha vivere un tempo di sofferenza, un progetto di sofferenza che culmina con la morte? Perché mai non togliere quel tempo? Perché non rimuoverlo? Diceva prima Chiara. Prego. Nella proposta di legge cerchiamo di mettere tanti qualcosa dotati di senso, che possano andare a significare qualcosa oltre quella vita solo fatta di sofferenze senza nessuna prospettiva. Vediamo qualcosa. Abbiamo un piano di interventi, questo è solo l'articolo 2. Io poi ho qui con me
Questa è la proposta di legge, quindi qua in realtà è molto completo, però visto che sapevo che avremmo fatto, adesso sono quasi le 10:25, quindi immaginavo di non poterla illustrare tutta perché volevo dire anche diciamo ciò che conduceva a questo punto della serata, quindi vediamo diciamo i capisaldi, le cose più importanti. Poi molti di voi mi chiederanno ma in che modo possono essere coinvolte per esempio le forze dell'ordine, ci sono tante cose, quindi sarà bello confrontarsi per vedere magari quelle cose che sono già scritte nella legge, magari per avere dei suggerimenti a cui dobbiamo ancora arrivare, per avere qualcosa di nuovo a cui io non ho pensato, cui i miei interlocutori non hanno ancora pensato. Allora, nel piano di interventi abbiamo come prima cosa il numero verde per l'emergenza suicidi. Allora, devo dire subito una cosa, esistono le hotlines, esiste il numero amico, esistono delle linee amiche, però queste linee non sono diciamo tutte sotto il cappello dello Stato, non sono sempre fruibili per tutti, non sono sempre molto conosciute, non essendo qualcosa dello Stato, essendo spesso gestite da volontari, al di là del fatto che escono dal perimetro dello Stato, secondo me è intollerabile stare in uno Stato che non ti aiuta nel momento in cui il bisogno è veramente, forse come mai si può immaginare, no? Inimmaginabile il bisogno che una persona a quel momento, e lo Stato non ha un servizio d'emergenza, ci vuole quindi un numero verde che metta in relazione le persone che ricercano un aiuto con personale che già se ne sta occupando, quindi volontari delle hotlines piuttosto che delle linee amiche, ma anche con esperti di settore che magari sono nei CPS, nei CSM, quindi nelle strutture pubbliche che si occupano di disturbi mentali, no? Mettere insieme il pubblico e il privato, ma per fare un servizio H24, io voglio che ad ogni giorno, in ogni ora del giorno e della notte ci sia qualcuno che possa rispondere a un'esigenza. Non esiste la notte per una persona che non ha più un futuro, non esiste la notte perché può finire anche prima della notte. E ovviamente un sito che va ad integrare a livello quantomeno di informazione quel numero verde, quindi quel servizio dello Stato. Chiaramente il personale dovrà essere qualificato, ci sono dei comma, ci sono degli articoli interi che parlano della formazione del personale che andrà sicuramente in contatto con queste persone, ma anche forze dell'ordine, anche vigili del fuoco, vedo Mariano in sala e lo ringrazio per essere intervenuto, che è il comandante dei vigili del fuoco di Voghera, del distaccamento di Voghera, sono molto lieto di averlo in sala. E quindi chiaramente tutti dovranno avere una preparazione in più per riuscire ad intervenire su una sofferenza che è andata oltre. Determinazione precoce, intervento tempestivo. Guardate la prima, anche questa è frutto di un'interlocuzione che ho avuto col presidente Lancini, casella diagnostica al pronto soccorso. In pronto soccorso si direbbe codice identificativo. Allora, ad oggi pronto soccorso non hanno un codice identificativo in ogni pronto soccorso che dica questa persona potrebbe aver tentato il suicidio, spesso perché non è facile dirlo. Trovo una persona che è intossicata da farmaci, come faccio a sapere se ha voluto farsi fuori o se è stato un incidente, un errore, o magari volontà da altri, come faccio a saperlo? Bisogna aspettare chiaramente che si svegli, però poi bisogna chiederlo, se non c'è un codice identificativo io come faccio a pensare che il mio compito subito dopo sarà quello di chiedergli qualcosa più sull'esperienza che l'ha portato in pronto soccorso? Un incidente stradale, una persona che viene trovata accasciata sotto un edificio, come faccio a sapere se è una caduta accidentale oppure se c'era un'intenzione dietro quella caduta? E non serve solo per loro, il codice identificativo serve anche per chi invece te lo vuole dire, ma se non glielo fai dire, banalizzi quel tentativo. Abbiamo visto cosa vuol dire banalizzarlo, vuol dire che lasciamo che quel fattore che è prodromico è quello che più probabilmente porterà ad un tentativo letale, lasciamo che non sia significato nulla, non concediamo a questa persona di avere un intervento tempestivo. L'attivazione immediata quindi dei servizi di presa in carico, quindi in quel momento io devo essere in grado di inviare la persona al centro pubblico o privato che se ne possa occupare immediatamente, che possa prenderlo in carico, capire che cosa lo ha condotto a quel gesto, capire cosa manca nella sua vita, capire se la vita di comunità gli fa male, se c'è qualcosa in quella comunità che non è riuscito a raggiungere. E non solo, c'è anche il servizio, chiaramente di follow up, la persona va seguita nel tempo, bisogna capire se è fuori pericolo. E non è detto che succeda dopo 6 mesi o che succeda dopo anni. E poi abbiamo l'intervento di postvention. Questo è un intervento meraviglioso, abbiamo visto prima cosa vuol dire stare in una scuola per un adolescente che magari non conosce un coetaneo che si è suicidato, ma lo viene a sapere da una notizia, quella sofferenza diventa contagiosa, quella sofferenza produce una possibilità d'azione in più.
io devo potermi prendere carico anche di quella persona se ne ha bisogno, devo avere un servizio, le persone devono sapere che hanno un numero da chiamare, che hanno degli operatori di settore che possono essere contattati e che lo aiuteranno ad uscire da quella situazione, perché sicuramente ne sanno più di loro. Abbiamo la prevenzione delle complicanze, quindi dal monitoraggio dei progetti obiettivo di cui adesso parliamo, perché c'è un'altra cosa di cui vado orgoglioso, a volte si fa fatica ad andare orgogliosi di misure che si è portate a compimento, no? Il reddito di cittadinanza, mi sento dire, beh, ma avete dato i soldi per stare sul divano, non era quello l'obiettivo, l'obiettivo di fatto lo stiamo vedendo anche in questo periodo, è quello di inserire al lavoro, di creare modelli di formazione innovativi che stanno partendo adesso, sono già partito, abbiamo già dei buoni risultati, 30.000 persone hanno un nuovo lavoro grazie al reddito di cittadinanza, al lavoro dei navigator, seppur appena partiti, è una cosa sorprendente, ma non c'è solo quello, nel programma del reddito ci sono i PUC, sono dei progetti utili alla collettività, sono l'impiego di persone che recepiscono un reddito e danno in cambio qualcosa però al proprio comune. Ma non c'è solo questo, ci sono attività scolastiche, sportive e sociali, penso agli adolescenti, ci sono quelle lavorative, culturali e di volontariato civico, penso forse un po' più agli adulti, ma non solo, chiaramente si riferisce sempre a tutte e due, però è chiaro che ci sono esigenze che a volte cambiano da un'età con l'altra. Aggregazione nella vita di comunità, ogni tanto penso a un altro dettaglio, siamo a 4 gradi di separazione da qualsiasi persona nel globo e spesso non conosciamo il nostro vicino di casa. Poi vado a fare la campagna elettorale in Emilia Romagna, arrivo a Piacenza e trovo qualcosa che qua non c'è, i mercati rionali, e vedevo persone che dicevano no, ci vediamo dopo, ragazzi che dicevano ci vediamo dopo, ed erano persone che abitavano tutte nello stesso rione, facevano vita di comunità, dicevo questa cosa a me per esempio è sempre mancata, non c'è un mercato rionale, non c'è neanche qualcosa che ci dia in qualche modo un sostegno per delle nostre battaglie civiche, ho un problema, può riguardare un marciapiede, non importa, può riguardare un marciapiede o qualcosa di molto rilevante, di emotivamente molto coinvolgente, ma spesso se non si fa rete con le persone che vivono nel proprio contesto, nella propria comunità più vicina, in quegli anelli di congiunzione, nel primo grado di separazione di fatto, non si può magari arrivare all'obiettivo. Quindi l'aggregazione nella vita di comunità e avere dei progetti anche che possano partire dai mercati rionali per un comune è molto importante anche ai fini di un intervento di questo tipo. Ovviamente abbiamo la postvention in contesti a rischio contagio, dicevamo prima, se parliamo di scuola, io ho bisogno che ci sia un intervento di postvention anche su chi non ipotizzerei, una persona che non conosceva, la vittima di un tentativo di suicidio o un tentativo letale. Educazione sanitaria e piani informativi, molto importante, abbiamo i consultori che si muovono e spesso vanno nelle nostre scuole, raccontano ai nostri ragazzi, io sono padre di due bambini, molto piccoli adesso chiaramente, sono due bambini che prima o poi andranno alla scuola primaria, alla scuola secondaria, devo dar loro un sostegno, devo dar loro un'informazione, abbiamo i consultori che vanno nelle scuole, devono raccontare qualcosa, lo fanno molto bene, qualora questa legge venga approvata così come l'ho scritta, uno degli argomenti sarà proprio relativo al suicidio e ai fenomeni correlati, l'autolesionismo, il bullismo, il cyberbullismo, il revenge porn e i fenomeni che ancora oggi non conosciamo e che devono ancora nascere. Ci sono persone nei consultori che li studiano e che dopo averli verificati vanno nelle scuole a raccontarlo e a raccontare anche quali sono i mezzi di supporto, quindi nei consultori i professionisti dovranno andare nella scuola a dire ci sono questi servizi di supporto per tutti voi. Incentivare momenti di confronto chiaramente, quindi quello che dicevamo poco fa, e poi siamo verso la fine, ecco, quindi abbiamo quasi finito, per chi avesse ulteriori impegni siamo nella fase finale della nostra serata. Allora, l'università e la ricerca, molto importante questa parte. Non avrei accettato di fare una legge se non ci fosse qualcosa che mi vada ad approfondire le cause, i fattori di rischio, i piani, i progetti innovativi di intervento. E come lo voglio fare? Sicuramente chiedendo alle università, al mondo universitario, di istituire dei piani didattici limitati. Non è necessario che ci siano chiaramente corsi di laurea o corsi da 9 crediti, no? Per intenderci quelli da 60 ore. Mi interessa che però in un corso clinico si parli di prevenzione del suicidio e anche dei mezzi che sono messi a disposizione dallo stato in cui viviamo. Mi interessa che vengano finanziate, e lo chiedo con questa norma, la copertura finanziaria prevederà anche le borse di studio, prevederò che siano erogate delle borse di studio a chi studierà esclusivamente, magari borse di dottorato, per chi studierà solamente piani di intervento innovativi sulla prevenzione del suicidio.
Questa è un'altra cosa molto particolare, ne ho parlato con un collega, si chiama Mario Perantoni, è un collega sardo del mio movimento, Commissione Giustizia, un avvocato molto bravo, e parlavamo dei criteri per limitare l'accesso a siti pericolosi. Tanti dicono, beh, ma non si può fare in fondo, invece per tante leggi ci sono già dei criteri che limitano l'accesso, e di fatto io devo poter limitare l'accesso a siti che in qualche modo producono un effetto che è quello dell'istigazione al suicidio. Questo è un bellissimo intervento, riusciamo a farlo vedere? Questo intervento ha silenziato l'aula, non è una cosa facile, però in quel momento erano tutti in silenzio, tutti attenti, e hanno lasciato concludere un intervento che secondo me c'entra molto il punto, anche in termini fenomenologici. Sono stato per tutta la vita e sono, cito, un cicciabomba, cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Qualcuno mi chiamava Manzo, mio padre ci sformava. Un ragazzino una volta mi gridò, senti, mi fai senso? Lo ricordo come fosse adesso. Chiunque mi conosca, presidente, mi scuso per il fatto personale, sa che sul mio peso scherzo, lo esorcizzo, ci sorrido, ma mi ci misuro ogni giorno, non come un'ossessione, ma come la mia dimensione, il mio spazio. E sento questo sguardo che pesa, che mi pesa, già, mi pesa. Non tutti però ce la fanno, non tutti ci riescono e facciamo finta che sia un passo avanti scherzarci su. Ma quando sei ragazzo, magari quando sei ragazza, è più difficile, lasciatevelo dire, è maledettamente più difficile. Non tutti ci scherzano, no. Ci si chiude in casa, magari si finisce in cucina a rubare cibo, si seppellisce la derisione come mangiando, di più, ancora e ancora e ancora. Il cibo come anestesia, come stordimento, per non sentirli più, per non sentirsi più. Perdersi lì dentro perché nessuno ci trovi, tanto nessuno ci cerca se non quello sguardo. La vergogna del corpo ha una forza immane, suscita energie oscure che le categorie giuridiche faticano a ricomprendere, a cogliere e a capire. Eppure questi strumenti abbiamo, delicati, che possono fare altrettanto danno, dobbiamo saperlo, ma possono essere utili, dobbiamo entrarci con rispetto e responsabilità lì dentro, qui dentro. Il body shaming, il fat shaming, queste mortificazioni, e non uso questa parola a caso, hanno conseguenze. Uno studio dell'Università della Florida osserva che chi è vittima di fat shaming è 2 volte e mezzo più a rischio di ingrassare ulteriormente e notevolmente. Conseguenze non solo culturali, sociali, ma che mordono nella carne delle persone, possono scatenare comportamenti autodistruttivi come le abbuffate compulsive, l'anoressia, il suicidio. Il confine tra la vita e la morte è il nostro corpo. Nella fragile esistenza delle persone, e quella vergogna indotta, quello specchio deformante può interrompere traumaticamente quel processo di individuazione che siamo, nella nostra fragile esistenza, dicevo, siamo chiamati a misurarci con questa ombra, con questo alone, quello della vergogna, del corpo che abitiamo e che ci abita. Spesso ce la rimproveriamo in quest'aula, la vergogna, lo faccio spesso anche io, Presidente. Ne vengo richiamato, ce la scagliamo come una pietra, come un insulto, una destinazione. Vergognati, un destino. Ecco, la vergogna come destino, di questo si occupa questo ordine del giorno, proprio di questo, di fare prevenzione, di aiutare e sostenere chi è vittima di body shaming e fat shaming, di evitare che la vergogna sia un destino ineluttabile, che la vergogna del nostro corpo sia una condanna sancita dalla nostra finitezza, dallo sguardo degli altri, che può essere il gesto più violento e aggressivo di cui siamo capaci. È un modo certo manchevole di sollevare un'attenzione e di chiedere il rispetto e l'amore che ognuno di noi con il suo corpo merita. La ringrazio. Per chi non c'è mai stato, e poi di fatto potreste venire tutti a vedere una seduta d'aula, a volte c'è veramente da vergognarsi, lui a volte dice diventa quasi un copione, vergognati, no? Da dire all'altro, a volte è un po' un gioco di ruoli quasi. E vi invito a vedere sedute d'aula, quando volete mi contattate, vi accredito volentieri per farvi venire ad assistere a qualche seduta, magari decidete voi se quelle più o meno polemiche, dipendono spesso dall'argomento, però spesso la politica significa andare a cercare il pelo nell'uovo. Oggi sono in una maggioranza e sostengo una misura che il giorno dopo sono pronto a disconoscere, a criticare, ad insultare con molta aggressività, mentre chi prima criticava alcune misure, il giorno dopo si trova a sostenerle. E allora anche lì dice, ma prima voi dicevate così, adesso dite un'altra cosa. La politica a volte è questo, è proprio cercare il pelo nell'uovo, ma non è la fine che farà questa legge, perché questa legge ha un altro scopo, che non è quello di separare, non è quello di avviare un gioco di ruoli. Questa è una legge che punta ad unire un Parlamento intero, come a volte capita, non è così frequente, ma a volte capita, sono i momenti migliori delle nostre sedute in aula o anche nelle commissioni. Ebbene, io per unire andrò a chiedere a un componente di ogni forza politica di firmare questa legge, non importa se non hanno lavorato alla stesura della legge, non importa, l'importante è che sia una legge del nostro Stato e che possano esserci anche loro, se la gradiscono, sono certo che la gradiranno, firmeranno questa legge. Quando ha concluso l'intervento Filippo Sensi,
Sono andato da lui, mi sono congratulato per l'intervento e gli ho detto: Filippo, per il tuo partito vorrei che fossi tu a firmare la mia legge, perché è stato veramente toccante, per questo che ve lo dico. Lui parlava del sostegno che il suo ordine del giorno voleva dare ai giovani vittime di bullismo, diceva che voleva che fosse in qualche modo, in modo ingeneroso, diceva lui, un atto di rispetto e d'amore di cui tutte le persone hanno bisogno. È per questo che mi sono un po' trovato nelle parole del collega, perché di fatto è quello che io sto cercando di fare questa legge, no? Atto di rispetto, evitare una banalizzazione, cercare di dare qualcosa in più a una persona che non ce la fa più, che è sotto la sofferenza più grave. Forse ho cercato un po' di fare questo, no? Con l'obiettivo di far uscire le persone da qualcosa di peggio. Spero di farcela e spero, diciamo, di riuscire a portare tutte le persone a restare con noi. Grazie. La motivazione arriva da più lontano, c'è un motivo più profondo, suppongo. È una proposta di legge. Detto prima, non ci sono spesso gradi di separazione da persone che decidono di arrivare a un gesto estremo, però in realtà stavo pensando all'emendamento di cui hai parlato tu prima e poi mi sono trovato a parlare con un collega di studi all'Università di Pavia. Avevamo fatto psicologia insieme, poi lui non si è abilitato alla professione di psicologo, ma un suo caro amico si era tolto la vita, era forse il suo, anzi sicuramente era il suo migliore amico. Vi dico subito che il primo nome della legge era Salvi dal suicidio, perché Salvi è il cognome di questo mio amico. E lui aveva iniziato un percorso che era quello di cercare di finanziare dei progetti di intervento all'interno degli ospedali. E poi faceva delle iniziative molto interessanti. Lui aveva un sito, Open Glass, c'è ancora se volete andarlo a vedere, e lui prendeva la bicicletta e faceva il giro dell'Islanda. È stato anche suo allievo, professore, è un mio professore dell'università che conosce la persona. E quindi da quell'interlocuzione è nata l'idea di fare qualcosa, però inizialmente avevo l'idea di fare una legge delega, cioè di dare delle direzioni al governo che poi andasse a strutturarle. Invece io in questo caso cosa faccio? Faccio una legge completa, quindi a un certo punto lo studio e l'approfondimento mi hanno portato a voler approfondire anche ogni dettaglio del fenomeno del suicidio, quindi poi sono arrivato anche, diciamo, cercare di capire quando un titolo concorrente, la sanità è un titolo concorrente, la prevenzione fa parte della sanità, quando tra Stato e Regioni, quindi abbiamo enti territoriali, regionali, che stabiliscono insieme al governo quali sono i piani di intervento, quindi spesso non sono identici tra regioni, dipende anche dalla struttura che in quel momento la regione adotta per un certo sistema di prevenzione. E quindi mi sono interessato di un po' di tutte le fattispecie, anche della concorrenza delle competenze, in modo da dire l'obiettivo sarà quello di arrivare in conferenza Stato-Regioni, in conferenza unificata, per cercare di chiedere alle regioni di attuare quell'articolo in un certo modo piuttosto che in un altro. Questo però è un po' la sintesi in soldoni del progetto di legge. Vi ringrazio la dottoressa Mangiarotti, il professor Lancini e Cristian Romaniello. Buona serata.